Salve, benvenuti a questo nuovo video relativo alla programmazione delle transizioni con il PLC Siemens S7 1200 o 1500. In questo video vedremo come si può rilevare il cambio di stato di un segnale. Infatti, il PLC ha delle funzioni che permettono di rilevare le transizioni sia di fronte di salita che di discesa di un segnale, utilizzando proprio delle funzioni speciali a contatti. Ma cos'è un fronte di salita, un fronte di discesa? Si definisce fronte di salita quando un segnale passa dallo stato 0, cioè off, allo stato 1, on. L'istante in cui il contatto, l'ingresso, uscita, memoria o qualsiasi altra cosa passa da aperto a chiuso. Si parla invece di fronte di discesa quando un segnale passa dallo stato on allo stato off, cioè l'inverso del fronte di salita. Come si può vedere da questa immagine, questo è l'andamento temporale di un segnale, si trova uno a livello alto, poi il segnale riceve un comando e quindi il 2 è un fronte di discesa, livello basso, lo stesso segnale riceve un segnale per attivazione, questo è il e quell'altro è il fronte di salita. La funzione del rilevamento di un fronte di salita praticamente effettua la messa a 1 di un bit per una sola e unica scansione del ciclo di programma, indipendentemente dal tempo in cui il segnale ha attivato il fronte di salita, rimane sempre nello stato 1. Viceversa, la funzione di rilevamento del fronte di discesa effettua la messa a 1 di un bit per una sola scansione del ciclo di programma, indipendentemente dal momento, dal tempo in cui il segnale che ha attivato il fronte di discesa rimane invece off sullo stato 0. A cosa servono questi due segnali? Questi due fronti sono generalmente usati per la programmazione per avviare particolari azioni di controllo non appena un segnale cambia il proprio stato. Infatti, non appena un segnale cambia stato, indipendentemente, continuiamo a dire, dal tempo in cui il segnale è stato attivato, rimane nel nuovo stato, cioè viene generato un segnale impulsivo, non duraturo, quindi impulsivo, per la durata pari al ciclo di scansione del PLC. Vediamo su queste immagini il fronte di salita nel PLC Siemens S7 1200 e 1500. Per rilevare questo stato, il PLC utilizza le funzioni chiamate P e P-Trig. Qui possiamo vedere questa pagina, il contatto P. Dopo aver aggiunto il contatto P, bisogna definire qual è il segnale che deve controllare e la memoria, il marker, nella quale verrà salvato il valore del contatto. Se il contatto passa da 0 a 1, qui verrà memorizzato 1 per la durata, ripetiamo, di un solo ciclo. Qui c'è un esempio di istruzione P. Quando leggerà il segnale I0.0 che passa da 0 a 1, il valore viene conservato in questa memoria e quindi per un solo ciclo il Q0.0, il motore, sarà acceso. Quando finirà il ciclo, il motore si spegnerà. L'altra funzione è il P-Trig, che ha la stessa identica finalità, cioè quella di riconoscere un fronte di salita. A differenza del precedente, il P-Trig è un blocchetto e deve avere il contatto da controllare, viene scritto a sinistra del blocco e non sopra come sul P. La memoria invece viene indicata sotto. Qui c'è un esempio del stesso comando di prima, però utilizzando il P-Trig. Vediamo adesso invece di passare a vedere il funzionamento del P e del P-Trig direttamente con il TIA Portal LS7 1200 a mia disposizione. Le variabili sono già state memorizzate, quindi andiamo a vedere dei semplici esempi con il contatto P.
Si trovano su combinazioni logiche, vedete sul menu di destra, troviamo a parte tanti altri comandi quello che a noi serve. Qui abbiamo il comando P, fronte di salita, N, fronte di discesa, P-Trig, fronte di salita, N-Trig, fronte di discesa. Prendiamo il comando, il contatto P e lo portiamo nel segmento 1. Come dicevamo, bisogna dichiarare qual è il segnale che vogliamo controllare. Io ho già scritto le variabili, quindi scrivo segnale da controllare con P e questo segnale lo vado a memorizzare in una memoria che ho già dichiarato prima, la memoria 0.0, che è la memoria di P, e andiamo a comandare l'accensione di un motore che ho chiamato motore 1. Adesso, per vedere il funzionamento del P-Trig, siccome è solo per un tempo di ciclo, quindi sarebbe velocissimo, non riusciremo a vedere l'accensione e lo spegnimento di Q0.0, quindi conviene inserire un generatore di impulsi, un timer, insomma. Generatore di impulsi e un timer. Andiamo su temporizzatori e vado a mettere un TP, che è un generatore temporizzatore come impulso, e vado, siccome quando inseriamo un blocco da un temporizzatore, un contatore altro, viene generato un blocco dati, e andiamo a chiamare questo blocco dati con un nome che sia più riconoscibile a livello di programmazione, e lo chiamo timer motore P, così tanto per capirci. Ok. Questo timer è comandato dal segnale. Per quanto tempo deve rimanere il segnale attivo? Scrivo 5S, 5 secondi, oppure siccome il temporizzatore è in millisecondi, dovrei scrivere 5000, oppure se voglio scriverlo in secondi, scrivo 5S. Così quando questo segnale sarà attivo, avremo l'uscita Q per 5 secondi e vedremo che il motore funzionerà 5 secondi. Andiamo a compilare il segmento. Il PLC è già collegato al software, al TiaPorta, dal mio PC. Ecco, vedete che la compilazione non c'ha errori. La trasferiamo carica nel dispositivo. Per vedere il funzionamento posso usare il controllo degli ingressi e degli stati cliccando su questa iconetta controlli on off, dove possiamo visualizzare il funzionamento del nostro mini programma. Ecco, vedete che l'ingresso di 0.0 non è attivato. Se vado ad azionare il segnale I0.0, vedete al trascorrere del tempo il motore è attivo. Ecco, quando ha finito il motore è spento. Qualcuno si chiederà, dov'è la novità? La novità è che se io rimetto a 0 e rimetto a 1, rimetto a 0 o rimetto a 1, non ha nessun effetto, non ha nessun effetto sul temporizzatore, perché il temporizzatore tiene conto del primo segnale della prima transizione che era stata memorizzata sulla memoria M0.0, quindi fa riferimento allo stato che si trova nella memoria e non allo stato del segnale. Ripetiamo. Vedete? Se adesso spengo e accendo non cambia assolutamente niente. Se voglio far ripartire tutto, devo di nuovo riportare
il segnale a 1 e poi a 0. Bene, questo è il funzionamento del P. Vediamo adesso quello del P-Trig. Stacco un attimo il controllo on-off, altrimenti non si potrebbe programmare perché siamo in modalità di run. Vado sul secondo segmento e uso un P-Trig. Ecco, vedete che il P-Trig, come vi dicevo, il contatto, il segnale da transizione da controllare deve essere messo non sopra, ma a fianco sul lato sinistro. E qui ho già preparato la mia variabile, segnale per P-Trig, e qui devo mettere, come nel caso precedente, la memoria in cui sarà memorizzata, nella quale sarà memorizzato il segnale. In uscita metto un altro motore che ho indicato come Q01. Avendo effettuato adesso una modifica, devo ricompilare e devo ricaricare il programma nel PLC. Carica. Ok. Andiamo a riutilizzare il controllo degli stati on off e vediamo adesso di usare l'ingresso I0.1. Ecco, mi sono dimenticato di mettere ovviamente la memoria, scusate, è il bello della diretta. Quindi metto il mio TP, avete visto? Non si vede l'effetto perché è così veloce che non riusciamo a vederlo, quindi l'errore ci è servito per comprendere quello che dicevo prima. Timer motore P-Trig. Ok. Mettiamo 5 secondi anche qui, per la serie non tutti i mali vengono per nuocere. Ricarichiamo, completiamo tutti i passaggi necessari per trasferire il programma nel PLC e adesso dovrebbe andare. Rimettiamo il controllo degli stati, attiviamo il segnale I0.1, ecco che il motore adesso è acceso. Se io continuo ad accendere e spegnere, il temporizzatore non ne tiene conto. Il temporizzatore non viene azzerato e fatto ripartire, ma continua imperterrito perché il segnale dal temporizzatore è il segnale iniziale che ho memorizzato nella memoria 0.1. Rivediamolo ancora. Eccolo qua. Anche se lo lascio attivo, vedete che rimane sull'1, non riparte. Non riparte perché la memoria 0.1 deve prima tornare a 0 e poi ad 1 perché adesso si trova 1, il segnale si trova a 1 e quindi non c'è nessuna transizione. Da 1 a 1 non succede niente, quindi sono costretto a ritornare a 0 e adesso riportandolo a 1 lui sente, comprende che c'è una transizione e riparte. Quindi in questo modo, anche se il segnale rimane a 1, ho bisogno di riportare il segnale a off e poi di nuovo a on. Questo qui è l'uso del P-Trig per questo semplice esempio, ma ovviamente poi le possibilità sono tantissime, bisogna vedere il tipo di programmazione del programma che vogliamo realizzare, ma questo è il modo. È l'obiettivo che volevo raggiungere, cioè parlare del come utilizzare il P e il